In Abruzzo sono oltre 100.000 pazienti diabetici e la patologia registra un'ulteriore crescita anche tra i giovani. I consiglieri regionali Paolucci e Blasioli denunciano come l'Abruzzo sia maglia nera d'Italia nella distribuzione tramite farmacie dei presidi sanitari per diabetici e vanno all'attacco della Giunta Marsiglio. Sono 5 anni di annunci da parte della Giunta Marsiglio che ha calato la maschera nel vero senso della parola con una delibera del 4 dicembre del 2023. In realtà a gennaio aveva preso impegno di rivedere con le associazioni che si occupano appunto della distribuzione dei farmaci tutto l'accordo del 2016, non si è arrivato a questo accordo nell'ottobre di quest'anno e con questa delibera si dice si rimanda tutto al 30 marzo 2024, cioè alla prossima amministrazione regionale. Invece ci sono 100.000 diabetici in Abruzzo che si devono spostare ogni giorno, almeno una volta ogni 2 mesi, dai loro comuni delle aree interne, dai loro comuni montani e devono raggiungere i distretti sanitari dove c'è questa distribuzione. Nelle altre regioni invece tutto questo avviene tramite le farmacie dei singoli paesi o addirittura per posta. L'Abruzzo è la terza tra le 3 regioni d'Italia che non effettua questa distribuzione invece sui territori, costringendoli a spostarsi, a pagare somme esorbitanti, perché voi sapete quanto costa la benzina oggi, e a mettersi in pericolo perché, ricordiamo, sono pazienti diabetici.